Quello che abbiamo bisogno è di concepire la storia come disciplina che si compone di epistemologia, di metodologia, di didattica. E il mare magnum delle risorse digitali deve essere versato in questo imbuto, o in questo recipiente, in cui la relazione tra epistemologia, metodologia e didattica può essere alla base di una efficace formazione storica. Ecco, quindi per noi il punto di partenza nella costruzione delle conoscenze è la teoria delle operazioni cognitive, cioè le operazioni che dobbiamo fare noi come insegnanti e che dobbiamo insegnare a fare agli studenti nel trattamento delle informazioni, nel trattamento delle conoscenze, nella rielaborazione delle conoscenze, eccetera. E questo ingranaggio è promettente perché se abbiamo un curriculum di operazioni cognitive, una certa concezione della storia, come quella che poco fa indicavo, allora le risorse digitali possono aumentare le nostre capacità di professionali da una parte e dall'altra parte possono aumentare l'efficacia degli apprendimenti degli studenti. Da questo punto di vista noi abbiamo cercato di capire come possa esserci un'agenda digitale per i docenti di storia e non pensare soprattutto agli studenti ma ai nativi digitali, ma come gli insegnanti possono diventare professionisti, ricercatori, riflessivi, capaci di costruire conoscenza grazie all'uso accorto e non costoso dal punto di vista dei tempi di lavoro, eccetera, del digitale.